guarda in faccia la tua morte. Voi che dormite in armonia, sereni e dolce compagnia, qui giù la notte non perdona, ma voi però. Torna in scena nel giorno di San Valentino, il 14 febbraio, e non poteva essere altrimenti, Romeo e Giulietta ama e cambia il mondo. Il musical tratto dall'opera di William Shakespeare sui palchi dei principali teatri italiani. Dopo 2 anni di assenza si torna in scena con la regia e la direzione artistica di Giuliano Peparini, un cast di 12 artisti, oltre a 20 tra ballerini e acrobati, che daranno vita a 23 cambi di scena e 270 costumi. Nel ruolo di Giulietta non cambia la protagonista, si conferma Giulia Luzzi. Non cambia in parte, perché sicuramente questo personaggio voglio farlo evolvere, voglio portarlo ad uno step successivo, perché sono io, credo di essere ad uno step successivo rispetto a quando l'ho lasciato, insomma, 2 anni fa, e anche per trovare uno stimolo nuovo, sicuramente per non perdere mai l'energia, per stare sempre insomma, in un livello buono, per salire sul palco e per sorprendere il pubblico. Le coreografie sono di Veronica Peparini. La scena che Giulietta sente più sua? Nel secondo atto esce fuori la vera anima di Giulietta, che è un'anima da leonessa, da guerriera, da una che sa il fatto suo, molto tosta, molto determinata, sa dove vuole arrivare. Lei, la sua vita è Romeo, e quindi quando glielo portano via da ragazzina diventa immediatamente una strepitosa donna. Quindi ho molta stima del mio personaggio e sono molto fiera di interpretarlo. Nel ruolo di Romeo si conferma Davide Merlini, che si alternerà con Renato Crudo. Racconta Merlini. Ho voglia di ricominciare, non credevo che questo spettacolo potesse darmi ancora così tanto. E solo qui a fare Ama e cambia il mondo, a fare un piccolo brano di un'opera così gigante, sono riuscito ad emozionarmi, a rivivere quei momenti, a riapprezzare tantissime cose, veramente. Non vedo l'ora di iniziare. La versione italiana dello spettacolo musicale è firmata da Vincenzo Incenzo. Per me Romeo e Giulietta rimane una occasione per parlare di tanti temi sociali, dalla rete all'identità di genere, alla violenza sulla donna, che nella versione francese vedevo un pochino, diciamo, messa in secondo ordine.